ATLAS è l'esperimento più grande mai costruito al CERN di Ginevra e ad oggi annovera 3.000 scienziati provenienti da 35 nazioni. È una macchina fotografica lunga 46 metri, con un diametro di 25 e un peso pari a circa 7.000 tonnellate. Questo è il modello dell'esperimento ATLAS. È un modello, diciamo, che riproduce la struttura del nostro esperimento, che è fatto praticamente da tanti cilindri concentrici. Ogni cilindro è un rivelatore che è specializzato nell'identificare e misurare un certo tipo di particelle. La parte più interna è il cosiddetto tracciatore, che misura la carica e identifica le particelle appunto dotate di una carica elettrica. Dopo abbiamo calorimetria, due calorimetri, un calorimetro elettromagnetico e un calorimetro adronico. E infine le camere a muoni, che sono quelle più esterne al rivelatore e ne determinano anche le dimensioni. Ma l'elemento più caratterizzante di ATLAS è sicuramente questa struttura magnetica, che è composta da 8 bobine. È un enorme magnete che provvede un campo toroidale in cui le particelle vengono deflesse di nuovo per misurarne la quantità di moto e l'energia. La parte più interna è preposta alla misura non distruttiva dei rilasci energetici lasciati dalle particelle che escono dal vertice di interazione, con la ricostruzione delle traiettorie. La parte più interna è un tracciatore al silicio che oltre appunto a ricostruire le traiettorie permette l'identificazione di vertici secondari, che sono una tipica espressione di nuova fisica. Man mano che ci si allontana dal vertice di interazione, invece dall'asse dei fasci, i metodi diventano distruttivi nei calorimetri, quindi per misurare l'energia dei getti di particelle, fino ad arrivare al tracciatore esterno che permette la ricostruzione delle tracce, di quelle tracce, di quelle poche tracce che riescono a uscire dai calorimetri, e queste tracce sono muoni, anche queste sono segnature molto importanti nella ricerca di nuova fisica. Un condensato di cavi e di strutture collocato a 100 metri sottoterra, la cui sola costruzione ha richiesto ben 20 anni. Progettato per aprire una finestra su un mondo nuovo, su nuove leggi della fisica e per investigare soprattutto sull'ultimo tassello mancante del modello standard, il bosone di Higgs, ATLAS consiste in una serie di cilindri concentrici attorno al punto in cui si scontrano i fasci di protoni. La parte più interna di ATLAS, vicino al punto in cui avvengono le collisioni, è il cosiddetto rivelatore a pixel, che l'Università di Udine, impegnata adesso nell'analisi dei dati e nello studio dell'X, ha contribuito a costruire. È essenzialmente un rivelatore di particelle che è fatto con del silicio, con una lettura veloce. Diciamo, non è tanto diverso dalla macchina fotografica. Ha dei pixel appunto come le macchine fotografiche. Di pixel ne ha 80 milioni, quindi insomma uno può vederlo con una macchina fotografica di 80 megapixel. Quello che è importante è che è un rivelatore tridimensionale, quindi diciamo la foto che fa è una foto in tre dimensioni, perché può ricostruire molto precisamente il passaggio delle particelle. E l'altra, diciamo, particolarità rispetto alla macchina fotografica, se uno vuole continuare con questo confronto, è che una macchina fotografica fa poche fotografie per secondo e questo rivelatore è capace di farne 40 milioni al secondo. In ognuna di queste foto non c'è un solo passaggio di una sola traccia, ma ci sono molti passaggi di molte tracce. E quindi per ricostruirle bene, diciamo, bisogna fare un lavoro poi diciamo software di ricostruzione molto raffinato per poter separare i vari punti e associarli veramente a una traccia, perché alla fine quello che si misurano sono appunto il passaggio nei diversi piani del rivelatore, che vanno collegati, diciamo, con una linea.
se ci sono tanti punti, perché ci sono state tante particelle che passano, questo diventa un lavoro abbastanza complicato. Mm-hmm. Il rivelatore è un rivelatore che è più o meno, diciamo, lungo intorno a un metro e venti, diciamo tutto incluso, una parte diciamo più interna è quella che noi chiamiamo di barrel, che è fatta da tre cilindri concentrici, appunto a 5 centimetri, a 8 centimetri, a 12 centimetri. Mm-hmm. E poi ci sono due tappi, cioè ci sono due parti del rivelatore che sono con una, appunto, una geometria fatta a disco. Ci sono tre dischi che chiudono, diciamo, il volume. L'udine ha contribuito a raffinare molte delle parti che sono di controllo, sono insomma delle parti che sono magari meno visibili quando uno guarda le particelle, ma che sono fondamentali per tenere il rivelatore in piedi. E poi si è occupata anche nel passato, anche, diciamo, di molti aspetti anche dell'acquisizione dei dati da parte del pixel e il loro trattamento, e diciamo poi c'è una grande attività anche verso il futuro, e lì Udine partecipa appunto in maniera massiccia sullo sviluppo di sensori, sullo sviluppo di, appunto, tecnologie per rivelatori di particelle.